Dopo una sosta di qualche giorno ricominciano i contagi Covid-19 nella nostra provincia, due nuovi casi rilevati, uno ad Aragona e l'altro a Palma di Montechiaro. A Palma di Montechiaro i casi salgono a 10, è una donna sulla quarantina che lavora nel settore sanitario, i tamponi sono stati estesi ovviamente a tutto il nucleo familiare. Mentre ad Aragona siamo al secondo contagio, quello di Aragona è relativo a una dipendente dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nessun nuovo tampone è stato eseguito nel fine settimana, sei sono i soggetti ricoverati in ospedale nelle varie strutture siciliane come Caltanissetta, Partinico e Palermo. Quelli dismessi in strutture sanitarie sono due. 19 quelli posti in quarantena, mentre i guariti salgono 87 unità, i decessi fermi a 13. Regionalmente i casi positivi diminuiscono e l'ultimo sondaggio fatto su 855 tamponi, i positivi sono stati 14, mentre quelli contagiati sono diminuiti di 11 unità. I ricoverati sono scesi a quota 289, meno 5. Quelli in terapia intensiva sono solo 16, diminuiti nel fine settimana di 3 unità. In isolamento domiciliare scendono a 1.780 casi, meno 6. I guariti salgono a 1.200, in aumento di 25 persone. I decessi fermi a 256. Nelle province i dati diffusi dall'assessorato alla sanità danno Agrigento e provincia 71 casi. Aumentati secondo quelli che già abbiamo sopra descritto, Aragona e Palma. Un nuovo caso è sempre a Catania, salgono così a 694. Catania infatti risulta essere sempre la provincia con maggiore contagi. Stabile Enna con 247, Palermo scende a 383, meno 15 unità. Stabile 98 Trapani, 69 Messina, in aumento di 3 unità e va a 361. Siracusa stabile a 109, Ragusa si ferma a 37. Intanto sentiamo il sindaco di Aragona che raccomanda ancora lo stato di massima allerta sulla pandemia in corso. Stasera abbiamo avuto una bruttissima notizia. Ad Aragona abbiamo un altro caso di coronavirus. Si tratta di un'impiegata dell'ospedale di Agrigento che hanno effettuato i tamponi a tutti i dipendenti dell'ospedale di Agrigento e purtroppo è risultata positiva. La signora è già in isolamento, sono in isolamento anche i familiari, hanno effettuato i tamponi sui familiari e si aspettano gli esiti. Vedete perché stamattina ero arrabbiato? Ero arrabbiato proprio per questo, perché la pandemia non è finita. La pandemia ancora è in pieno regime. Si è data la possibilità di andare a lavorare, di farsi qualche passeggiata, ma non si possono creare assembramenti, non ci possiamo vedere, non ci possiamo stare con i fidanzati, non possiamo andare a trovare gli amici, non possiamo organizzare le mangiate a casa di un amico o a casa di un altro. Si deve stare ognuno a casa propria. Distinti e distanti, perché altrimenti in una situazione del genere come si fa a isolare il virus, come si fa a mappare il virus? È inutile che io tenga i giri di giro urbani, che predico sempre di stare in allerta, che i carabinieri girano dalla mattina alla sera con orari disumani. Ma che cosa serve se poi voi non mi aiutate e non vi aiutate? Per favore, dovete stare a casa, uscire solo ed esclusivamente per estrema necessità. Dopodiché dovete stare a casa perché altrimenti è la rovina. Quindi vi prego di rimanere a casa e di uscire solo per necessità, altrimenti vedete che passeremo un'estate bruttissima, ci saranno di nuovo le restrizioni. E questa volta sarà la fine per tutti, perché non solo ci sarà la fine della pandemia, ma ci sarà anche la fine economica. Quindi dobbiamo essere bravi, come ho detto l'altro giorno, perché fino adesso siamo stati fortunati perché siamo stati bravi. E se riusciamo a fare bravi, riusciamo a essere fortunati, altrimenti saremo proprio rovinati. Quindi vi prego di aiutarmi e di aiutarmi.